Salve a tutti ragazzi e bentornati su CyberDojo. Oggi parleremo di MATLAB. Che cos'è MATLAB? MATLAB è un software o ambiente di sviluppo per il calcolo numerico con licenza a pagamento. Per essere precisi, non è solo un software di programmazione e di simulazione, ma è anche un linguaggio matematico, quindi consente di creare e manipolare, per esempio, matrici, funzioni, grafici e algoritmi vari, anche equazioni. Il programma è scritto interamente in linguaggio C, quindi legge anche il linguaggio C, oltre al linguaggio MATLAB, ed è stato creato dalla software house MathWorks. Naturalmente il software è compatibile con tutti i sistemi Windows, macOS, GNU Linux e Unix. Ora, per installare il software nel proprio PC, basta collegarsi al sito mathworks.com. Naturalmente vi metterò il sito, l'indirizzo del sito direttamente nella descrizione sotto il video. E sia chiaro, è un software a pagamento, quindi dovete comprare una licenza, altrimenti potete avere una licenza gratuita per 3 anni se siete iscritti all'università. Quindi andate sul sito di MathWorks, andare su il mio account qui, cliccare il mio account e entriamo nella pagina del nostro account. Una volta fatto questo, come vedete, etichetta MATLAB Total Headcount Academic, andare sulla freccia che spunta dove ti dice scarica. E chiederà quindi quale versione installare, quali pacchetti. Voi installate l'ultima versione o dipende quella che vi viene richiesta, e naturalmente installate tutti i pacchetti e all'incirca, compreso il file l'eseguibile installazione, sono 60 GB in totale, quindi prende molto spazio all'interno del vostro sistema operativo, quindi se avete spazio in memoria dovete considerare questo. E svolti questi passi, quindi chiederà di collegare appunto la vostra licenza. E se non avete la licenza, quindi non potete usare il software, ragazzi. Una volta collegata quindi la licenza, potete avviare l'installazione, insomma seguire tutte le indicazioni che vi dà l'eseguibile e concludere l'installazione. Quindi questo lo possiamo anche chiudere. Una volta fatto ciò, possiamo avviare il nostro MATLAB. Il programma si presenta così, quindi diviso in 3 parti. Sulla sinistra abbiamo il current folder, eccolo, questo di qua, cioè ossia il percorso della cartella aperta dove è salvato il nostro file MATLAB. E al centro abbiamo il command window, quindi ovvero la finestra principale che praticamente rappresenta il prompt dei comandi, come si può vedere da qui. Poi abbiamo sulla destra il workspace, che racchiude al suo interno tutte le variabili definite in MATLAB. E in alto abbiamo ovviamente questa barra di strumenti in stile ribbon, quindi disposta a schede, con tutte le funzioni che poi vedremo in seguito. Da questo, per esempio, possiamo avviare il Simulink e poi insomma tutte le varie funzioni, creare nuovo script, aprire, importare. Qua ci sono i plot, potremo vedere più avanti, nelle varie app. Poi c'è la possibilità di installare anche vari plugin, che ci serviranno anche più avanti. E cominciamo subito a prendere confidenza proprio con i propri comandi. Secondo me, per imparare a usare MATLAB è giusto iniziare subito piuttosto che andarsi a cercare o a leggere manuali. L'importante è soprattutto capire subito il linguaggio e partire dalle basi, poi il resto viene da sé. Allora, cominciamo a prendere quindi confidenza mettendo i comandi, quelli che sono praticamente i comandi principali fondamentalmente, come per esempio dir, che ci permette di elencare i file della directory. Facciamo invio, in questo caso c'è semplicemente matrice nrarray csample.mlx, oppure possiamo per esempio scrivere dir m.m. Praticamente questo comando, come vedete, elenca i file di script MATLAB. In questo caso non ne abbiamo creato ancora nessuno e ci dà questo errore, chiaramente. Comunque questo è il comando. E comando per esempio pwd, che ci restituisce la directory corrente. In questo caso, come vedete, il percorso del nostro esempio.
Poi, che so, vogliamo per esempio cambiare la directory di lavoro, basta mettere il comando cd e mettere il nome della nuova dir, quindi della nuova directory. Vabbè, non lo faccio, effettivamente me lo cambia, quindi può essere per esempio desktop, è il desktop, come vedete, e questo è il comando cd. Poi abbiamo comandi per esempio per pulire la finestra, quindi clc. Quindi pulisce in questo caso la finestra, come vedete. Oppure abbiamo il comando clear. Clear cancella tutte le variabili che sono state definite, per esempio qui nel workspace. Questa è una variabile, enhance. La possiamo cancellare. Come vedete, è stata rimossa con questo comando. Clear, poi clc e ripuliamo la finestra. Quindi, come vedete, è abbastanza semplice. Poi abbiamo il comando anche vo. Cioè, elenca le variabili del workspace. Adesso darà un errore che non abbiamo. Ah no, nessun errore, ma io. Praticamente non abbiamo nessuna variabile ancora inserita, l'abbiamo cancellato poco fa. Quindi di nuovo clc e la rimuoviamo. E poi abbiamo il comando edit. Fondamentale, cos'è il comando edit? Edit e mettiamo per esempio un nome. Esempio. Edit ci permette di creare uno script di MATLAB. La stessa operazione, quindi edit esempio, invio, vedete compare una finestra, MATLAB Editor, ci chiede se vogliamo creare questo script, perché ancora non esiste. Qui mettendo la spunta per non far comparire questa finestra, meglio lasciarlo così, e fare ad esempio sì. Ecco cosa succede, compare sopra il command window l'editor di MATLAB. Con il nostro script, il formato dello script di MATLAB è .m. Chiudiamo. CLC. Vogliamo rifare la stessa cosa. Usiamo la barra di strumenti. Come? New script, in alto a sinistra. Clicca. Come vedete, compare lo script. Prima di tutto chiudiamo questo, per adesso non ci serve. Introduciamo il concetto di variabili. Allora, in MATLAB, qualsiasi tipologia di dato che viene considerato come una variabile. E quindi per scrivere una variabile in MATLAB ci basta un nome ed assegnargli a questo nome un valore. Per esempio, nome x uguale 0. Oppure lo riscriviamo ecco, col tasto freccia in alto della tastiera, come vedete, ci sono tutti i comandi, possiamo richiamare tutti i comandi che abbiamo scritto prima. Vogliamo scriverlo meglio. X uguale 0. Vedete, non cambia nulla, quindi non c'è una sintassi estrema che bisogna rispettare. E infatti, per esempio, se noi scriviamo solamente 0 invece che x, cosa succede? Succede che il valore viene assegnato di default alla variabile ans, okay? Che è una variabile di default, appunto, creata direttamente da MATLAB. E comando demo e si aprirà così la finestra di help. Tempo di carica. Finestra di help, come vedete, è ricca di vari menu, quindi abbiamo tutto ciò che ci serve per imparare a usare questo programma. Come vedete, MATLAB è molto molto vasto, quindi c'è veramente tanto da imparare. Abbiamo la documentazione divisa per categorie, quindi MATLAB. Ah, dimenticavo una cosa importante, scusate, la versione che ho installato non l'ho detta, è la R2020B, è praticamente proprio l'ultima versione di MATLAB. Tornando indietro, ci sono anche esempi, funzioni, tutte le varie funzioni all'interno che possiamo utilizzare in MATLAB. I blocchi e ovviamente le apps. Insomma, questa è la documentazione. Ah sì, dimenticavo una cosa, ritorniamo un attimo sul demo. C'è una cosa interessante volevo mostrarvi. Devo cliccare direttamente sul titolo o c'è anche questo Open Live Script. Quindi clicchiamo qua. Compare anche in questo caso. Cos'è Open Live Script? Innanzitutto qua spiega come si scrive una matrice e adesso ve lo spiegherò anch'io, facendo vedere anche diversi grafici. Insomma, vi fa parecchi esempi che potete anche voi stessi andare a controllare, a spulciare. Se andiamo a Open Live Script, lui caricherà la documentazione, quindi gli stessi esempi che abbiamo visto poco fa, direttamente su uno script. Allora, cominciamo a scrivere appunto un esempio di matrice. Quindi A, B,
per esempio, uguale parentesi quadra 1, 2, 3, 4. Mi raccomando, mettete sempre un po' uno spazio tra un dato e l'altro. Niente punto e virgola. Facciamo ok. Invio ed ecco qua la nostra matrice stampata. È una matrice a riga, quindi 1, 2, 3, 4. Questi sono gli elementi all'interno della matrice. Cosa succede se scriviamo la matrice richiamo, ovviamente? Se scriviamo la matrice con i punti, se mettiamo con le virgole, per esempio, con le virgole qui all'interno, assolutamente nulla uguale a prima, quindi come dicevo la sintassi non è molto severa, ma c'è, quindi attenzione. Allora dovrei scriverlo a uguale. Cambiamo esempio. Vediamo di scrivere adesso 1 punto e virgola. Anzi, no, scusate, 1, 2, 3, 4. Scriviamo punto e virgola. Come vedete, non stampa più il comando, non lo legge. Quindi, occhio sempre a come si mette la punteggiatura in MATLAB. Riprendiamo adesso invece questo esempio e cambiamo invece mettendo qui punto e virgola. Quindi all'interno della matrice davanti agli elementi della matrice stessa. Diamo un invio e guardate cosa è successo, è cambiata la matrice. Prima era una matrice riga, adesso è diventata una matrice colonna. Vediamo di scriverlo un'altra matrice ancora con altri valori o cambiando qualche valore interno. Quindi scriviamo per esempio 1, virgola, 2, punto e virgola. Poi mettiamo 2, virgola, 1, punto e virgola. 3, virgola, 3, punto e virgola. 0, 4, senza virgola. Chiudiamo con la parentesi quadra. Guardate cosa succede. Come vedete, all'interno della scritta, quindi del comando, noi abbiamo inserito due elementi che rappresentano una colonna, la prima riga di una colonna, 1, 2, divise da una virgola e chiuse da un punto e virgola. Seconda riga, 2, 1, sempre chiusa da un punto e virgola. Terza riga, 3, 3. La quarta riga non abbiamo messo la virgola, ma non cambia nulla perché comunque abbiamo detto la sintassi non è così precisa e severa. Quindi 0,4. Abbiamo ottenuto sempre una matrice, ma composta da due colonne e da quattro righe. Vediamo che succede adesso se scriviamo questo comando t uguale, sì, facciamo 0, 2 punti. 0,1, 2 punti, 10. Funziona. Cosa abbiamo ottenuto? Come vedete, abbiamo ottenuto un vettore riga con all'interno tutti i valori che vanno da 0 a 10, distanziati di 0,1. Quindi un vettore riga che parte da 0 e arriva fino a 10, distanziati tutti di 0,1. Quindi parte da 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 e continua imperterrito fino ad arrivare a 10. Vediamo adesso un altro comando che non riguarda però le matrici. Sempre qualche equazione, per esempio le equazioni. Se volessimo scrivere un'equazione di secondo grado, tipo, e allora, 5x al quadrato più 4, diciamo più 4, più 4x più, vabbè, sai, dai. Questa è un'equazione di secondo grado. Giusto, l'ho scritta solo per farvela vedere e per ricordarmela. Ma in realtà non è questo il comando, sia chiaro. Per eseguire questa equazione noi dobbiamo scrivere quindi questo comando: pull
uguale 5, 4 e 6. 5, 4 e 6 sono naturalmente i numeri che c'erano prima delle variabili, delle incognite, scusate. Era 5x quadro più 4x più 6, o meno 6, no, più 6. E facciamo invio. Cosa succede? I coefficienti, quindi, dell'equazione. Se vogliamo trovare invece le radici, quindi i zeri dell'equazione che vanno a risolvere l'uguaglianza, andiamo a scrivere che cosa? R era roots, se non sbaglio, sì, roots, non ricordo adesso se è parentesi quadra, tonda dovrebbe essere, all, sì, invio, perfetto. Ma vedete, ci restituisce quali sono gli zeri di questa equazione, che vanno ad annullare l'equazione stessa. Quindi vediamo le matrici notevoli. Per esempio abbiamo il comando di A uguale EIE. Questo è il comando per la matrice di identità. Quindi come vedete 1, perché chiaramente la matrice di identità, la diagonale principale, dove tutti i valori sono 1. Poi abbiamo A uguale 0. Perfetto. Questo rappresenta il comando per la matrice quadrata, i cui elementi sono 0, chiaramente. Poi abbiamo A uguale once, matrice quadrata anche questa, cui elementi sono 1. Andiamo nell'editor, creiamo l'editor, oppure nuovo script, diciamo prima, e apriamo quindi un... qui mettiamo un CLC, pulire il command window, e qui proviamo a scrivere, a capire come si scrive appunto uno script in MATLAB. Una volta dentro, quindi, dobbiamo sempre scrivere nella prima riga, in alto, il comando function. Ok, quindi function e poi nome della funzione e così via. Ricordo solo una piccola nota: le variabili all'interno di una function sono solamente locali e non globali. Quindi scriviamo la corretta sintassi: function output uguale nome della function, nome che potete scegliere tranquillamente voi, e apro parentesi, e qua vanno messi tutti gli input, e infine istruzioni. Il blocco istruzioni, scusate, l'ho messo, è partito il blocco maiuscolo, sbagliato tasto, allora istruzioni. Allora, il blocco istruzioni serve per definire e settare le variabili di output, ok? Quindi i cui valori ritornano quindi al termine della stessa funzione. Infatti nel linguaggio MATLAB, a differenza per esempio del C, dove per far ritornare i valori alla funzione avevi bisogno del comando return, qui in MATLAB non c'è bisogno. Quindi quando andate a salvare questo script, ok, fate un save e andate a salvare, il nome di questo script deve essere lo stesso del nome della funzione, altrimenti MATLAB non ve lo legge. Prossimi video cominceremo a scrivere già qualche programmino da applicare alla robotica, perché ragazzi, con MATLAB non si fa solo robotica, si fanno tantissime cose, economia, cioè statistiche, si fanno programmi di qualsiasi tipo, è veramente un software molto vasto e molto massiccio. Noi lo useremo solamente per applicarlo a qualcosina di robotica, di, soprattutto con MATLAB e con Simulink. E qui possiamo anche avviarlo, vediamo che succede. Ci metterò un pochettino sul computer vecchio. Come vedete, questo è il Simulink, è un simulatore a tutti gli effetti. Svilupperemo codice anche con il Simulink. Niente ragazzi, per oggi insomma è veramente tutto. Non mi rimane altro che
che salutarvi, insomma, e ricordarvi naturalmente di iscrivervi per sostenere il canale, di condividere, di mettere un like, di lasciare un commento e di cliccare sulla campanella per rimanere aggiornati tramite le notifiche sulle prossime uscite del canale. Per oggi è tutto, il video finisce qui, un saluto da Rob e alla prossima, ciao!